Presidente ha detto facciamo crescere ciò che ha dimostrato di saper crescere, è uno slogan importante e bello anche in un contesto come questo. Sì, siamo in un contesto in cui c'è una situazione proprio a macchia da leopardo, abbiamo delle campagne che sembrano abbandonate e poi magari in quelle campagne che sembrano abbandonate ci sono alcune esperienze di straordinaria crescita nella crisi. Ieri a Oristano abbiamo visitato aziende che hanno alcune tasse di crescita che dire cinesi è dire poco, di più. E questo avviene in un contesto in cui c'è una crisi spaventosa e di una crisi di cui tutti parliamo. Bene, vuol dire che si può fare molto meglio e allora è da loro che bisogna imparare. Sono quelle esperienze che devono diffondersi, sono loro che devono aiutare gli altri a crescere sulla base di ciò che loro hanno imparato. Questo è il punto. C'è un sacco di disponibilità a farlo da parte di questi imprenditori che hanno scoperto la via della crescita. L'obiettivo è naturalmente, il compito della regione è quello di far sì che questo, ci siano le basi per fare questo, quindi competenza, serietà e capacità di attrarre investimenti è il cavallo di battaglia di questa giunta regionale. Sì, per quanto riguarda la rafforzamento di questi casi di successo, prima di tutto dobbiamo capire cosa eventualmente impedisce a questo successo di essere ancora più forte. Ne abbiamo parlato a lungo ieri, in qualche caso queste aziende vorrebbero acquistare dei terreni e per motivi burocratici quei terreni non sono disponibili, magari perché sono della regione, la regione non si decide a venderli e allora noi dobbiamo correre da questo punto di vista, oppure perché magari c'è qualche vincolo ambientale che impedisce di raddoppiare quell'impianto, allora li aiuteremo a spostare l'impianto dove non c'è un vincolo ambientale. Sono molte cose da fare, dobbiamo avere delle imprese che dimostrino a tutti che si può crescere, questo è fondamentale. Certo, insieme a questo dobbiamo anche, dato che ci vorrà un po' di tempo perché questo sviluppo si diffonda, stare molto attenti all'attrazione di investimenti esteri. Ce ne sono tanti, ancora nell'agricoltura ho visto un enorme interesse da parte di ambasciatori, rappresentanti di imprenditori esteri che visitano la Sardegna. Anche soltanto nel settore agricoltura c'è moltissima crescita. Tutti pensano che gli investitori vengono qui solo a costruire alberghi e a sfasciare il nostro ambiente. No, c'è molto altro e sono cose molto più interessanti. Futuro del paesaggio, semplificazione e istruzione, tre cavalli di battaglia. Assolutamente sì, tutela del paesaggio naturalmente è un argomento molto complesso, noi siamo per una rigorosa tutela del paesaggio, abbiamo presentato un piano casa che vedo fa discutere benissimo la discussione, l'abbiamo messo nel sito perché tutti possano discuterlo in ogni dettaglio. Noi siamo lì per ascoltare, quello che andrà corretto sarà corretto, l'importante è trovare quell'importante equilibrio tra una rigorosa tutela del paesaggio e la possibilità di creare lavoro tutelando quel paesaggio. Non è facilissimo, ma siamo certi di poterlo fare, le idee le abbiamo, i dettagli naturalmente seguiranno col contributo di tutti. Semplificazione e istruzione sono temi essenziali, la semplificazione ci stiamo lavorando, ne parleremo meglio nelle prossime settimane, il lavoro che si sta facendo diventerà visibile tra un po'. Istruzione, abbiamo già fatto edilizia scolastica, stiamo per lanciare un progetto sulla scuola digitale che serve anche a cambiare in senso di molto migliorativo il modello didattico per migliorare nell'apprendimento degli studenti e anche per combattere insieme ad altri strumenti la dispersione scolastica. Citavo in questi giorni spesso una statistica dell'OCSE che dice che in Italia noi siamo i primi per la qualità ambientale e gli ultimi per l'istruzione. Speriamo di riuscire in qualche anno a essere, se non i primi dell'istruzione, almeno di allontanarci molto dal fondo della classifica, perché senza questo non c'è speranza di sviluppo. Assessore, lei ha ribadito, bisogna fare sistema, trovare il modo per costruire una Sardegna non per domani ma per dopodomani. Ah, non c'è dubbio, bisogna avere una politica di lungo periodo per creare sviluppo, guardare avanti cercando di affrontare l'emergenza dell'oggi, perché l'emergenza c'è la crisi, ci sono problemi occupazionali che ben conosciamo, però avendo un progetto di lungo periodo che sia basato sull'innovazione tecnologica, sul capitale umano, sul paesaggio, sui beni che noi abbiamo, sui vantaggi comparati. Una Sardegna che sia aperta, che guardi al mondo e che sia quindi capace di
sia di esportare i propri prodotti e le proprie idee nel mondo, ma anche di attrarre chi è interessato a venire da noi, quindi valorizzando per esempio tutti i beni archeologici, i beni culturali che abbiamo, che sono unici nel Mediterraneo. Saltato l'ostacolo dell'assestamento, dare certezze significa anche approvare un bilancio nei tempi previsti, in modo da dare garanzie e sicurezze a chi poi potrà anche investire in Sardegna. Certo, questo è il nostro proponimento, spero che ce la faremo e sono certo che l'Aula, che il Consiglio regionale si renderà conto di questa urgenza. Ci stiamo lavorando, ci auguriamo nelle prossime settimane di riuscire a risolvere anche gli aspetti tecnici. È evidente che i bilanci vengono costruiti a cascata, quindi prima c'è il bilancio dello Stato, poi il bilancio delle regioni, poi il bilancio dei comuni. Da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe necessario anche un po' ripensare ai tempi di approvazione delle varie bilanci, in modo tale che si possa partire nella presentazione dopo il bilancio dello Stato, che come sappiamo è stato appena presentato ma è ancora in bozza. Poi ci sarà il bilancio regionale, che speriamo però si riesca ad approvare entro dicembre o le prime settimane di gennaio, in modo tale da non andare in esercizio provvisorio.